Pur essendo ancora soltanto un progetto sulla carta, la nuova piazza con parco che dovrebbe sorgere al posto dei palazzi da demolire in via Lago di Borgiano, nel quartiere pescarese di Rancitelli, fa già discutere. A esprimere preoccupazione, infatti, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, che torna a denunciare il contesto di degrado in cui versa la zona. Qui i cittadini ci hanno nuovamente chiamato perché dall'ultima denuncia che c'è stato è cambiato pochissimo, perché abbiamo una situazione di estrema violenza, persone che non hanno diritto, che continuano a occupare gli alloggi popolari, siringhe gettate dappertutto, accampamenti, sporcizia. Qui vicino c'è un parco a 60 metri, parco pubblico, dove ogni giorno tossicodipendenti, drogati, con siringhe inserite nella vena, dormono per terra e i bambini giocano accanto a questi zombie, cadaveri viventi con siringhe attorno. Ecco, allora io perché sono preoccupato oggi? Perché adesso si annuncia in pompa magna l'abbattimento di questi palazzi che, ricordiamolo, la prima denuncia è stata fatta da me oltre 4 anni fa per problemi di staticità, però vogliono ricostruire una piazza. Allora benvengano le piazze, io vorrei 10.000 piazze nella mia città, ma in questi quartieri le piazze come le realizzano loro, i parchi non sorvegliati, sono aggregazioni della malavita. Quindi fare un altro parco qui e lasciarlo non sorvegliato significa, e questo è il grido d'allarme dei cittadini che mi hanno chiamato, che da quando finirà l'abbattimento di questi palazzi avremo un parco dove si aggregherà nuovamente la malavita. Nel parco portano pitbull a giocare in mezzo ai bambini, pericolosissimi, c'è criminalità e l'aggregazione della malavita. Allora io mi sto sgolando a ripetere, oltre a unità fisse H24, di polizia e quant'altro, i parchi devono essere sorvegliati, presidiati. I cittadini sono stanchi, quindi subito sfratto degli occupanti abusivi e di tutti coloro che non hanno diritto, e ce ne sono tantissimi, unità fisse, presidi, e mi auguro che inizieranno a sorvegliare intanto il parco che già c'è a 70 metri e poi anche questo. Però su questo pare che non mi si dia risposta, e quindi io sono fortemente preoccupato perché a breve avremo un'altra aggregazione della criminalità e della malavita al posto di questi due palazzi. La stessa cosa al Ferro di Cavallo, e concludo, l'abbattimento del Ferro di Cavallo per ricostruire 50-55 appartamenti e ricreare lì il ghetto. Non solo, con l'abbattimento stanno spostando, già si è spostata tutta la malavita in via Lago di Capestrano, dove hanno trovato decine e decine di appartamenti vuoti, non assegnati, pronti per essere occupati abusivamente, sono stati occupati, i criminali continuano a fare spaccio all'interno di quelle abitazioni.